mancava pure la coda. Gelato. Gelato al cioccolato. Patatine fritte. Tutto mi mangio. Tutto. Hai l'occhio, Merlino! Difendere il tuo padrone. Devo trasformarlo in lupo mannaro. Che cosa sei? Un lupo? Un cane? Una iena? Aiuto! Mamma mia, che paura! Guarda! C'è la luna piena! La luna piena! Sei un lupo mannaro, no? Devi obbedire alla luna piena, come si dice, non lo so! Non c'è nessuna luna piena, è ancora giorno! Oh no, è vero, è ancora giorno! Idea! Prendilo! Te lo tiro! Prendilo! Sono riuscito a chiudere la porta? Ma che cosa è successo? Mi sono addormentato e Anita si è trasformata. Cosa devo fare adesso? Non lo so. Idea. Forse le posso parlare. Magari riuscirà a capire se le spiego che c'è qualcosa che non va in lei. Sì, le parlerò. Ma avete visto che strano? Aveva un occhio da lupo e un occhio da umano. Anita, scusami se ti ho chiusa fuori, ma avevo paura che mi sbranassi. Adesso aprirò la porta, mi raccomando, non mi sbranare, voglio solo parlare in fondo, va bene? Sto per aprire la porta. Piano, voglio solo parlarti in fondo. Ok, io voglio solo assaggiarti. Assaggiarmi? Ma io non sono buono. Lo scopriremo molto presto. Aspetta, vieni qua, parliamone. Ti devo spiegare delle cose prima. Vieni, ti devo solo spiegare delle cose. Tu non sei la vera Anita. C'è una maledizione su di te che ti sta trasformando lentamente in lupo. Quindi non pensare di essere un lupo, tu non mi vuoi mangiare. Ti ricordi? Siamo fidanzati, non mi vorrai mica mangiare. Poi, guarda, è normale. Che cosa c'è? Perché mi stai guardando così? Sbagliato. Come sbagliato? Io in realtà voglio mangiare. No, come?
vuoi mangiarmi? E perché vorresti mai fare una cosa del genere? Perché potresti essere molto buona da mangiare! No, io non sono buona da mangiare! Guarda, poi sono pieno di peli, potrei essere un lupo mannaro! No, non sono assolutamente buona da mangiare! Anzi, guarda! Con tutte quelle cose che mangio potrei anche essere velenoso! Magari ti stai male dopo, è qualcosa che non va! Quindi no, meglio non mangiare vitale! Beh, va bene! Allora ti morderò e va! No, come mi morderai? Non ha senso mordermi! Sì, ha senso, perché così potrai trasformarti in un lupo mannaro come me! Pronto? No! Ora basta! Devo morderti! No, guarda, ho detto di no, poi guarda, sono già tanti mesi... Oh, io scappo! Ciao! Apri subito! No, proprio per nessun motivo! Mi è venuta un'idea. Andrò a chiedere consiglio a qualcuno. Sicuramente mi saprà aiutare. Resta qui, Merlino. Stai attento. Resta qui, però. Merlino! Oh no! La porta è aperta. Anita? Che cosa facciamo adesso, Merlino? Anita è scappata! Potrebbe essersi nascosta in qualsiasi parte in questa casa! Merlino? Avvisami se per caso senti l'odore di Anita qui in giro da qualche parte. E questo cos'è? Patatine? Aspetta un attimo. Sembra ci siano delle tracce qui. Delle tracce di patatine! Vediamo! Dove portano? Wow, che fortuna! Ho trovato un sentiero di patatine che mi porta ad una busta di patatine proprio per me. Wow, allora adesso mi metto proprio qui e me le mangio. C'è qualcuno che mi vuole bene. No, Merlino, tu non le puoi mangiare. Le mangio io però per te. Bravo. Che strano, mi è sembrato di sentire un rumore. Aspetta, non sei del tutto trasformata. Sei ancora Anita, non sei un lupo mannaro. Quindi tu non vuoi mordermi, tu non vuoi mangiarmi. C'è ancora del buono in te, non sei un lupo mannaro. Io devo fermare la trasformazione e devo fermarla prima che arrivi la luna piena. Perché non mi credi? È troppo tardi. Perché è troppo tardi? Guarda. Oh no! Fra poco Anita si trasformerà in un completo lupo mannaro. Tutto procede secondo i piani allora.